tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Vento forte, tromba d'aria tra Pesaro e Fano, danni e decine di interventi dei vigili del fuoco anche ad Ancona, Macerata e San Benedetto. Obbligo dei vaccini, 8 famiglie diffidate, nessuno dei bambini questa mattina si è presentato a scuola. A Mobaroccio è stata inaugurata la nuova caserma dei Carabinieri. A Pesaro la processione dei fedeli con l'urna di San Terenzio insieme all'arcivescovo Coccia, sabato scorso la regata in mare. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Apriamo la pagina del maltempo con le chiamate, le tante chiamate giunte ai vigili del fuoco in tutta la regione per i danni provocati dal forte vento che ha soffiato su gran parte della costa. Nino Balestra. Due ore di intenso lavoro, quelle passate nella tarda mattinata di oggi dai vigili del fuoco a causa dell'impetuoso vento di bora che ha spazzato la fascia costiera con raffiche di vento di oltre 20 km orari e mare forza 7. Interventi diffusi per diversi rami caduti in strada e che ostacolavano la circolazione, oltre a diverse grondaie in alcuni palazzi della zona mare che per le forti raffiche di vento si sono staccate pericolosamente dai loro supporti e che potevano essere potenzialmente pericolose per i passanti. Tutto questo nel pesarese. Una serie di piccoli interventi, nessuno di grossa rilevanza, ma molto numerosi e sparsi per tutto il territorio. Al distaccamento di Fano è toccata la stessa sorte con interventi che sono andati dal centro storico fino a Marotta. I vigili del fuoco di Fano, per coprire più rapidamente il territorio, si sono divisi in due squadre per rimuovere i rami o le piante che ostruivano la carreggiata, come in via Modigliani o nella zona industriale di Bellocchi. Intervento anche nel quartiere del Poderino per un grosso ramo caduto nei pressi della scuola Nuti. A Torrette di Fano invece il vento ha causato la caduta di un lampione dell'illuminazione pubblica in via Ammiraglio Cappellini, dove per la vicinanza con la linea ferroviaria è stato necessario l'intervento anche dei carabinieri e di una squadra dell'Enel. Grossi rami a terra ed una quercia secolare anche sulla strada che da Centinarola porta a Monte Giove. Infine, a Fenile, in via del Colle, un grosso ramo di un pioppo è caduto su di un'auto parcheggiata, ma senza nessuno al suo interno, quindi causando danni soltanto all'autovettura. A Senigallia i vigili del fuoco in azione, anche se in maniera minore, l'unico intervento di rilievo è stato fatto in via Garibaldi per un grosso ramo di un pino che è caduto sulla strada, sul posto anche la polizia locale che si è occupata di regolare il traffico interrotto. L'obbligo dei vaccini nelle scuole comunali di Fano. L'ufficio servizi educativi del comune ha fatto sapere che questa mattina nessuno dei bambini i cui genitori sono stati diffidati nei giorni scorsi si sono presentati a scuola. La scorsa settimana gli uffici avevano provveduto a notificare una formale diffida a 8 famiglie i cui bambini non risultavano in regola con gli obblighi vaccinali. Pertanto questa mattina se si fossero presentati non sarebbero potuti entrare in classe. A Mobaroccio è stata inaugurata la nuova caserma dei Carabinieri. Ha seguito la cerimonia per noi Filippo Pucci. Finalmente il comune di Mobaroccio, da sabato scorso, 22 settembre, ha una nuova stazione dell'Arma dei Carabinieri. La cerimonia si è tenuta alla presenza del generale di brigata Fernando Nazzaro, comandante della Legione Carabinieri Marche di Ancona, dal prefetto, dai vertici dei tribunali e delle procure della Repubblica di Pesaro Urbino, dal comandante provinciale Luciano Ricciardi, insieme anche alle altre massime autorità locali e numerosi cittadini intervenuti. Abbiamo inaugurato questa sede che sicuramente è molto più confacente rispetto alla precedente. E la nostra forza è quella di stare in mezzo alla gente e tra la gente.
ai cittadini diciamo di continuare a, oltre che volerci bene, continuare a chiamare per qualsiasi situazione, per qualsiasi problematica, chiamare, venire in caserma, noi siamo sempre a disposizione. Siamo sempre a servizio del cittadino e ci piace essere sempre in mezzo alla gente. Si celebra oggi l'inaugurazione della nuova sede del Comando Stazione Carabinieri di Monbaroccio. Successivamente il sindaco di Monbaroccio ha donato alla Stazione Carabinieri la bandiera nazionale, consegnata al comandante della stazione, maresciallo maggiore Alfonso Petroselli, da Giovanna Paolone, madrina della cerimonia e vedova del maresciallo capo medaglia d'oro al valor militare alla memoria, Sergio Piermanni. Perdere una stazione dei carabinieri dopo tantissimi anni, mi pare 157 anni dalla fondazione, credo che sarebbe stato veramente un grandissimo peccato. Anche perché poi, al di là di quello che è il periodo storico che ha visto Monbaroccio con i carabinieri, c'è proprio oggi, visti i tempi, la necessità di avere sul territorio una presenza non solo simbolica ma effettiva. Molte anche le realtà del territorio che hanno reso possibile l'inaugurazione e la sistemazione di questa struttura. Oggi è stata una bella giornata perché ci sono, per la riuscita di questa manifestazione è stata messa in campo tutta la forza del volontariato. Oltre alla Proloco, tutte le associazioni di questo comune in qualche modo hanno collaborato alla riuscita dell'evento. Dopo il taglio del nastro, la benedizione della caserma da parte del cappellano militare della Legione Carabinieri Marche, Don Giuseppe Faraci, e dal padre guardiano del santuario del Beato Sante, padre Renato Martino. Dal 30 settembre al 6 ottobre torna a Fano la settimana regionale africana, un appuntamento che è giunto ormai alla sua 21ª edizione. La ONLUS fanese L'Africa Chiama applica da tempo il principio di aiutarli a casa loro, i popoli africani in difficoltà, a fatti concreti e non a parole. Torna anche quest'anno la 21ª edizione della settimana africana regionale che si svolge a Fano, un'occasione oltre che per focalizzare l'attenzione verso il continente nero che continua a soffrire di molteplici problemi tra cui la fame e la malnutrizione ancora nel 2018, per cui l'obiettivo dell'ONU di sconfiggerla entro il 2030 a questo punto suona più come una beffa che come una speranza. La fame e la malnutrizione sono un problema che assilla l'Africa e tante persone. Si stima che siano circa 300 milioni le persone che in Africa non riescono a fare più di un pasto al giorno. Una settimana di incontri, attività e laboratori anche per i più piccoli in un'altalena tra la Memoteca Montanari e i giardini di Piazza Miani. Sì, è una settimana ricca di eventi che sono dedicati un po' a tutti quanti, quindi ci saranno la presenza di scrittori e giornalisti che presenteranno appunto i loro libri e terranno dei convegni. I nomi saranno appunto Daniele Biella, Maurizio Pallante e Francesco Comina. Momento clou della notte nera, l'attribuzione del premio All'Africa nel cuore, che per questa 12ª edizione va a Ivan Segnetti per il suo impegno nel combattere la piaga del caporalato in Puglia. Abbiamo deciso di darlo a lui perché proprio in questi mesi l'aspetto, il problema del caporalato è emerso, diciamo che è venuto a galla perché era presente già in passato. È importante per noi darlo a lui perché appunto ci dimostra come è importante lottare per una democrazia diversa. Accoglienza, solidarietà e conoscenza dell'altro, una serie di messaggi e tematiche che l'assessorato ai servizi sociali di Fano abbraccia ed affronta ormai da diverso tempo. È molto importante, soprattutto in questa fase storica, credo che l'Africa Chiama metta a disposizione dei cittadini fanesi ma anche della regione, quindi siamo ben lieti che possano arrivare anche da altrove, tutta una serie di informazioni e dati molto realistici e capaci di rivedere un po', ecco, quello che si sta disseminando nel nostro paese, che è la cultura della paura, la cultura anche a volte dell'odio e dell'espulsione. Dobbiamo trovare una formula che sia corretta, che sia sostenibile, ma sicuramente con un'apertura verso dei fratelli che sono in difficoltà.
I pesaresi oggi hanno festeggiato il loro patrono, San Terenzio, con una processione e una messa celebrata dall'arcivescovo Coccia. Oggi la nostra arcidiocesi festeggia la memoria di San Terenzio, patrono e martire e primo vescovo di questo territorio, di questa città. È un'occasione quando mai propizia per rafforzare la fede, ma anche per far sì che la Chiesa locale si ponga di fronte alle realtà di oggi. Abbiamo una società totalmente diversa, una società trasformata che chiede una nuova evangelizzazione. E San Terenzio, che è stato il primo vescovo e martire e quindi il primo evangelizzatore, può e deve essere un esempio di coraggio, anche di intelligenza, per questo compito che oggi ha affidato alla Chiesa e alla Chiesa di Pesaro. Uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore. O Signore, rimetta il tuo popolo ai pascoli della vita. In occasione della festa di San Terenzio, sabato scorso si è tenuta la 28ª regata, appunto dedicata al patrono, la seguita per Faro TV, Francesco Salvago. Dopo ben 28 edizioni è ritornata a Pesaro la regata in occasione del patrono della città, San Terenzio. L'evento, promosso dalla Lega Navale, ha visto la partecipazione di ben 32 imbarcazioni iscritte, nel quale hanno dovuto percorrere per 7 miglia la tratta Pesaro-Fano. L'evento è stato promosso anche come occasione di apprendimento delle varie tecniche marinaresche e di coordinamento di tutta un'intera equip collaudata per affrontare al meglio condizioni di mare e di vento più avverse e sfavorevoli. Per l'occasione, tra i vari partecipanti hanno preso parte alla regata anche un gruppo tutto al femminile. Sì, siamo un equipaggio femminile, e siamo nati più di 10 anni fa, regatavamo su una barca di 24 metri come equipaggio femminile, e adesso purtroppo la barca è andata in Sardegna, quindi non è più con noi, e noi per la passione che abbiamo comunque continuiamo a regatare. Adesso siamo passati da una barca di 24 ad una barca di 6 metri. E la cosa bella è che appunto continuiamo a regatare e la parte del nostro gruppo comunque si è un po' sparpagliato anche in altre barche, quindi la presenza femminile all'interno di questo mondo velico c'è, continua ad esserci e speriamo si allarghi. A raggiungere il traguardo di 1 ora e 38 minuti dopo 3 anni è stato il Polymore, guidato dallo skipper Anteo Moroni, che grazie al suo equipaggio ha dato lustro ad un evento più partecipato di questa edizione. Novità importante è stata anche la collaborazione del Circo Vellico Ardizio, che ha portato sulla linea di partenza la bellezza di ben 8 derive, dando maggiore spettacolo alla gara. La giornata si svolge che la regata, la partenza avviene alle 10:30 per le barche più grosse. Dopo 5 minuti o 10, dipende dalle circostanze, partiranno le derive, andranno a Fano. E ritorno, le barche grosse andranno a Fano, una precisazione, le barche grosse andranno a Fano e le derive andranno a Fosso 6 ore e ritorneranno. Questo perché le derive camminano meno delle barche grosse, in modo da arrivare più o meno tutti insieme. Man mano che arrivano qui presso la sede prepareremo qualche cosa da mangiare, che praticamente consiste in un primo piatto, praticamente una manifestazione, c'è una bella tradizione. Quest'anno abbiamo avuto un'affluenza molto soddisfacente. Noi contavamo 20-25, siamo a oltre 30-34-35, non ho fatto bene ancora i conti, però soddisfacente. E adesso alcune breve di sport. E con la pagina sportiva curata da Matteo Del Vecchio. Una nuova tribuna lato mare per gli ospiti con 500 posti a sedere, che poi è la capienza minima richiesta dalla Lega per il campionato di Serie C, una tribunetta che potrà contenere 300 persone in temporanea sostituzione della gradinata e la tribuna coperta senza copertura. Si presenta così lo stadio Mancini di Fano, che oggi è stato passato al setaccio dai delegati della Lega Calcio
che dovranno esprimersi in merito all'agibilità dell'impianto che domenica 30 settembre dovrebbe ospitare la sfida contro l'Imolese, gara che arriverà dopo il turno infrasettimanale di mercoledì che vedrà i ragazzi di Epifani opposti in trasferta al Sud Tirol, ieri Corsaro Ravenna. C'è tutto questo nel pazzo avvio di stagione dell'Alma, che ieri ha fatto da spettatrice alla seconda giornata in seguito al rinvio della sfida contro la Ternana, formazione che sta aspettando che la federazione si pronunci sui ripescaggi per la B. Chi in campo invece scese è stata la Vispesaro, che riscatta la sconfitta di Trieste e trova i primi tre punti della stagione. La formazione di Colucci supera Albenelli in rimonte il Gubbio, nonostante un avvio non proprio esaltante, dove i padroni di casa prima sbagliano un rigore con Diop e poi subiscono la rete umbra con Marchi. A far prendere al match una piega completamente opposta ci pensa il 35enne argentino Emiliano Olcese, che al debutto tra i professionisti firma una doppietta da urlo entrando dalla panchina, ribaltando in soli 3 minuti il risultato e facendo esplodere di gioia il pubblico vissino. Dall'erba del Benelli passiamo al rovente asfalto del circuito del Mugello, dove nel weekend è andato in scena il penultimo atto stagionale dell'Elf Civ 2018, competizione che vede tra i protagonisti della classe pre-Moto3 il fanese Marco Gaggi. Il pilota dell'SGM Racing Team stacca il 7° crono assoluto al termine delle tornate di prova ufficiali, ma in gara 1 non riesce ad andare oltre il 10° posto. Un po' meglio le cose la domenica, dove dopo un ottimo warm-up il numero 93 fanese è artefice di un'ottima gara e di svariate rimonte che lo portano a chiudere sotto la bandiera scacchi al 9° posto. Risultato che permette al giovane centauro di salire a quota 52 in classifica generale nella categoria pre-Moto3 254 tempi, per un 13° posto con vista sulla zona top 10. Ha chiuso invece al 5° posto la formazione dei Croccali ai campionati italiani di Ultimate Frisbee su sabbia che si sono disputati nel fine settimana a Rovigo. La formazione fanese, in campo nella categoria mixed, non è riuscita per un soffio a rientrare tra le magnifiche 4 a causa della sconfitta per 9-8 contro Torino, arrivata all'Universe Point. Prima di questo match, il team dell'associazione fanese Uffa aveva superato nell'ordine Brescia, Padova e Bologna, dando dimostrazione di poter ben figurare ai prossimi campionati italiani su erba, in programma a Padova il 27 e 28 ottobre. Bene, con lo sport chiudiamo qui il nostro telegiornale. Tra poco c'è Viaggio nella memoria, poi Cucina con lo chef e la programmazione di Fano TV. L'informazione torna domani mattina invece alle 7.30 in diretta con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi. Buona serata a tutti.